problema più grave degli ospedali è sicuramente l'assenza di segmentazione. Quindi le reti ospedaliere che ho visto sono estremamente piatte, senza limiti, da un dipartimento si raggiunge un altro dipartimento, le reti sono sovrapposte. Questo significa che un'infezione si può propagare con dei movimenti laterali e andare a bloccare l'intera infrastruttura ospedaliera. La propagazione dell'infezione è agevolata dal fatto che i sistemi operativi sono obsoleti. Obsoleti perché a volte non si investe nell'aggiornamento, ma a volte non si può investire nell'aggiornamento, perché ci sono delle macchine che sono collegate a degli apparati medicali e che sono impossibili da aggiornare perché funzionano H24, perché un aggiornamento magari potrebbe causare dei disservizi, quindi si tende a lasciarlo funzionare finché va tutto bene. La gente pensa che all'interno di un ospedale, soprattutto grazie alla bravura dei medici, si possa continuare a operare anche col sistema operativo bloccato, ma in realtà quando tutte le macchine che vanno a fare da ausilio ai parametri vitali sono bloccati, è estremamente difficile lavorare e la gente può anche morire. Quindi sicuramente bloccare un ospedale può comportare dei danni enormi, considerato soprattutto le code che ci sono per fare gli esami, ma anche l'exfiltrazione di documenti sensibili. Se io prendo dei dati da ICOM HL7 ho vita, morte, miracoli dei pazienti. Se prendo l'edificio ospedale, i moderni ospedali non hanno neanche più le finestre che si aprono. Se io blocco i sistemi di condizionamento dell'aria, mi devono evacuare l'ospedale e mi devono bloccare tutte le sale operatorie. Quindi questi sono dei rischi assolutamente enormi. La prima cosa che sicuramente si può fare è lavorare sulla segmentazione. Esistono delle tecnologie che sono in grado di fare segmentazione anche in maniera trasparente. Si può iniziare da lì e incominciare a porre degli argini. Avremo sempre dei problemi di aggiornamento dei sistemi operativi, perché ci sono certe macchine che sono estremamente difficili da aggiornare e quindi dobbiamo conviverci. Conviverci però che cosa significa? Non significa che non dobbiamo fare niente. Dobbiamo incominciare a ragionare in un modo con un approccio diverso. La mia impressione è che fino ad adesso l'approccio che noi abbiamo utilizzato è sempre stato un approccio reattivo. In realtà in ospedale abbiamo dei protocolli ben definiti e abbiamo dei device che si scambiano dei comandi ben definiti. Una volta che sappiamo quali sono questi comandi, noi possiamo lavorare in logica negativa. Possiamo dire ok, tra questi device io autorizzo solamente questi comandi. Tutto il resto deve essere bloccato. Thank you.